Buongiorno ragazzi, oggi siamo da Benz, un posto speciale perché c'è un po' d'Italia questo posto. Ora entriamo e vi faccio vedere e vi spiego tutto quello che c'è da sapere su questo posto. Noi prendiamo questo qua, la specialità è l'alo alo, il dolce filippino. Tu prendi questo? Sì. Io prendo questo. Sì. Il re degli alo alo. Poi qui hanno gli spaghetti dentro il burger. Spaghetti. Allora, ci siamo seduti qui in un posto con meno musica perché là c'è la musica a palla e non si sente bene. Allora, siamo circondati da alberi di mango, guardate quanto sono grandi e imponenti. Questo qua e soprattutto questo qua che si trova proprio in mezzo alla sala, guardate là il tronco che sale. Questi sono alberi di mango, non so di quanti anni, però è un tipo di mango verde. Molto aspro. È un tipo di mango verde molto aspro. Che si può mangiare anche col sale, no? Questo qua è uno di quelli che si mangia col sale o anche come street food. Sì, o col bagoong, con lo shrimp. Ah, la salsa di shrimps, quella molto salata. Sì, la salsa di gamberetti molto salata. È una salsa che vendono al mercato a pochissimo e si può mangiare anche così. E poi ve lo farò vedere, è un mango particolare, si conserva bene. Potrebbero esportarlo anche in Italia perché si tiene bene, no? Però forse non è un sapore che piace a noi. E quindi noi vogliamo il mango arancione, quello dolce. Questo qua è un mango un po' più aspro. Comunque, cosa hai ordinato? Ho ordinato due halo halo. Due halo halo, quello col piccante che mangerò io. E poi? E con l'uovo. Con l'uovo, l'uovo salato. Con l'uovo salato? Sì. L'uovo viola? Sì. Ah, diciamo, ma sarà. Sì. Quello è buono, quello è buono. E con l'uovo di... come si chiama questo? Di pato. Di duck. Sì. È l'uovo di papera. Di papera. Salato perché è stato messo sottoterra con il sale, giusto? E poi diventa salato, è buono, non è male. Si mangia, sta bene con delle insalate, senza sale, perché è già salato l'uovo. Comunque questo posto, adesso lo diciamo. Sì. È praticamente gestito da un filippino che è stato anche nel nostro ristorante a mangiare, che è amico di mia moglie, giusto? È tuo amico? Sì. E ci siamo conosciuti a Milano. A Milano, ok. Sì, ha lavorato in Italia per tanti anni, poi dopo, forse 5 anni fa, è tornato quindi alle Filippine. Sì. E ha aperto tanti posti. Ha aperto tanti posti con il suo nome, che si chiama Benz. Benz Alo Alo. Adesso ha tanti franchising e qualche ristorante anche suo. Quante ce n'è più o meno? Mi sembra che quasi 100 di questi. Quasi 100 di questi ristorantini che servono solo l'alo alo, che è il dolce tipico filippino, però lui l'ha modificato, ci ha messo dentro o il peperoncino o l'uovo, l'ha fatto diventare un mix di dolce e salato. O se no fa questi panini con dentro gli spaghetti, il burger, cioè la fetta di carne, gli spaghetti al pomodoro e il pane. Quindi è un panino con gli spaghetti e la carne. Non è male, l'ho assaggiato, mi piace. E quindi niente, non resta che assaggiare questo dolce. Sì. Hi, thank you. Welcome. Yes, sir. I have a problem. Thank you. Tu sei mamma, io sono sir. Sbagliato. Anyway, eccolo qua. Allora, alo alo col peperoncino e alo alo con itlog, che sarebbe l'uovo, questo qua salato, un uovo sodo salato. Perché è salato in precedenza, quando è ancora dentro il guscio, non dopo. Ora ce lo mangiamo. Poi ube. Sì, poi c'è il gelato all'ube. Questo è gelato all'ube? No, proprio ube, non è gelato questo. Questo è proprio ube? Sì. Sì, così? Strano. Va bene, poi c'è il gelato e c'è il ghiaccio tritato. Lo mangiamo subito. Buonissimo l'ube. Quindi, allora, abbiamo assaggiato la parte con l'ube, che sarebbe la patata dolce viola. Adesso mangiamo la parte con il peperoncino, perché è proprio questo. Alo alo vuol dire gira gira. Adesso mangiamo questo gelato al peperoncino, possiamo dire, no? Perché è un po' piccante, un po' freddo, un po' dolce, c'era tutto praticamente. Mm.
piccante. Sì, un po' troppo piccante. Bisogna mischiare. Madonna, mi sta ammazzando. Praticamente ho sputato il peperoncino perché è troppo piccante. Devo mangiare più gelato per compensare. Forse è meglio mischiare tutto, così il peperoncino perde un po' la sua potenza e il gelato mi aiuta a mangiare tutto. È buono, ci sta, però io penso di togliere un po' il peperoncino. Poi se tu, se fai caso, il gelato, il ghiaccio che ha usato lui è speciale, non è il tipico gelato o ghiaccio che si trova in giro. Ah. È fatta da un macchinario, diciamo, più avanzato. Sì. Specialmente soltanto per fare questo ghiaccio. Sì, in effetti, se questo ghiaccio sembra gelato perché è fatto veramente, non si sente quel ghiaccio tritato che sembra acqua, questo sembra proprio gelato. Quindi è fatto bene. Anche per questo è diventato famoso, perché ha tutto, cioè questo Alo Alo l'ha modificato in una maniera, l'ha fatto diventare quasi un gelato e poi ha cambiato un po' gli ingredienti e adesso va molto forte qua nelle Filippine. Ottimo. Com'è quello? Buono. Cosa c'è sotto? Sotto ci sono la frutta. Ah, c'è frutta qua. Sì, tipo banana, mais. Ah, mais. E beans. Beans. Un po' di tutto, diciamo. Bene ragazzi, ho quasi finito il mio Alo Alo. Diciamo che se fossi in Italia avrei preso una coppa di gelato, e invece qua la gente si prende l'Alo Alo. È un dolce che non mi dispiace, lo mangio quando ho tanto caldo o quando vado in un localino carino e fanno l'Alo Alo, allora mi prendo un Alo Alo, ci sta. E nelle Filippine ci sono due stagioni, ora siamo entrati nella stagione secca, se no c'è la stagione delle piogge. Il periodo più caldo è durante la Pasqua, quindi ad aprile, è il mese d'aprile è il mese più caldo. Ci siamo quasi. Allora, questo Alo Alo l'abbiamo pagato 2,50 euro più o meno l'uno, quindi è come una coppa gelato, proprio il prezzo è così, abbordabile. Qui ci troviamo a Carmona e ora abbiamo finito la nostra coppa gelato e ce ne torniamo a casa. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi! Ciao! A presto!